Mamma Sogni d'Oro è un progetto promosso da 3 province, ovvero Foggia, Rieti e L'Aquila, per invitare i giovani alla sicurezza stradale, e il GAL se ne fa promotore. Sì, questo per dimostrare che il GAL opera in maniera circolare, cioè non solo assistenza alle aziende, non solo marketing, non solo sportello d'impresa, ma ci occupiamo e ci occuperemo sempre di più dei temi sociali. Il rapporto con i giovani è fondamentale se si vuole pensare ad una crescita culturale. Il problema della sicurezza stradale è evidente, è sotto gli occhi di tutti, perché continuamente sentiamo notizie di ragazzi che in giovanissima età perdono la vita perché magari alla sera si concedono un po' di sballo, perché la giovane età non dà la percezione del pericolo che si corre. D'altra parte viviamo in un tempo in cui sembra che tutto si debba consumare in poco tempo, quindi questo progetto nasce con l'intento di aprire un dialogo con le associazioni, ma soprattutto con le scuole, con i dirigenti scolastici, per sensibilizzare su questo tema, che diventa non solo un tema importante per la portata poi degli eventi a cui assistiamo, ma anche per la crescita culturale. Perché un giovane che è consapevole del pericolo che corre diventa automaticamente più responsabile, e a sua volta è anche per gli altri un modello. Quindi l'idea nasce da un'iniziativa del GAL Terre Aquilane, che è un GAL storico dell'Abruzzo. E finalmente, io dico, sono passati un po' di anni da quando abbiamo presentato questa idea progettuale al Ministero per l'Istruzione, oggi finalmente possiamo dire che siamo arrivati alla partenza di questo progetto, che vedrà nei prossimi mesi tutta una serie di attività che si svolgeranno in parte nelle scuole, quindi con i dirigenti scolastici, con ispettori di polizia che andranno nelle scuole, già lo fanno adesso. Voglio ricordare a chi ci ascolta che è attivo presso la questura di Foggia, servizio minori, un servizio di questo tipo che già viene, voglio dire, abbiamo una grande disponibilità da parte dei funzionari che già vanno nelle scuole, incontrano il personale. Adesso lo faremo in maniera ancora più forte nei prossimi 5-6 mesi. L'altra novità di questo progetto, che mi ha subito appassionato, è che avremo un pullman che girerà per i nostri comuni e avrà il compito di prelevare i giovani che vogliono andare a divertirsi e poi riaccompagnarli a casa in tutta sicurezza. Grazie al GAL si parla di sicurezza stradale, soprattutto si parla di divertimento sicuro, e magari facendo stare le mamme e i genitori tranquilli a casa. Sì, a partire da gennaio prossimo il progetto Mamma Sogni d'Oro, anche qui in Puglia e soprattutto sui Monti Dauni. Questo perché è un progetto che da diversi anni già viene svolto sul territorio del Lazio e dell'Abruzzo, e quest'anno il capofila, che è l'associazione Help Handicap di Avezzano, ha voluto coinvolgere anche il GAL Meridaunia e altri GAL dell'Abruzzo all'interno di queste attività. L'attività si svolgerà essenzialmente nelle scuole, nei luoghi di ritrovo dei ragazzi, soprattutto i luoghi di divertimento. Sarà fatta una ricerca attraverso la somministrazione di questionari, di interviste, per conoscere quali sono le abitudini del divertimento dei ragazzi che vivono i Monti Dauni, e successivamente appronteremo un percorso di navette e autobus che porteranno i ragazzi dai Monti Dauni verso i luoghi preferiti del divertimento, tutto in sicurezza. Quindi i ragazzi potranno
uscire, bere, ma moderatamente, perché faranno un percorso anche di educazione al bere, ma al bere nel modo giusto, senza voglio dire, esagerare, e quindi sicuramente potranno ritornare più felici e anche più sani alle loro case. Infatti il progetto coinvolge appunto gli istituti scolastici, da qui l'importanza anche di fare formazione per i ragazzi. Sì, infatti abbiamo coinvolto già da subito i dirigenti scolastici, soprattutto delle scuole medie superiori che vivono i Monti Dauni, vale a dire tutte quelle scuole che sono proprio collocate all'interno del territorio dei Monti Dauni, e con loro faremo delle attività diciamo, educative nelle scuole, nelle loro classi, e struttureremo dei percorsi di sensibilizzazione. E entreremo quindi a scuola e toccheremo con mano anche quelle che sono diciamo, le abitudini che i ragazzi vivono rispetto diciamo, al muoversi sul territorio dei Monti Dauni, perché in realtà diciamo, noi presumiamo che i ragazzi vadano più verso la città di Foggia piuttosto che verso Trani per esempio per le discoteche, però non sappiamo in realtà se questo corrisponde al vero oppure no, se i ragazzi hanno altri divertimenti che preferiscono, quindi questo ci sarà anche una ricerca che potremo utilizzare anche per altre progettualità. Quali le fasce d'età coinvolte? Sono ragazzi dai 18 ai 35 anni. Maria De Angelis, la promotrice e l'ideatrice di questo progetto Mamma Sogni d'Oro, ovvero la sicurezza stradale per quanto riguarda i giovani. Esattamente, è un progetto di promozione di sicurezza stradale attraverso due azioni essenzialmente che noi faremo su questo territorio. È l'attivazione del servizio di trasporto gratuito notturno il sabato sera rivolto ai giovani che vogliono muoversi liberamente nel territorio dei Monti Dauni e girare da un locale ad un altro. E poi ci sarà un periodo esclusivamente di promozione e pubblicizzazione del codice della strada fatto in maniera innovativa e anche artistico come voleva il bando, e anche questa fase sarà rivolta ai giovani fino a 35 anni che sappiamo essere la fascia di età più colpita dagli incidenti stradali. Tre province coinvolte, per la prima volta anche la provincia di Foggia, come ci si muoverà? Allora, noi in Marsica, nella provincia dell'Aquila, ormai andiamo un po' da soli in quanto è la terza annualità che portiamo avanti questo progetto. Qui invece nella provincia di Foggia il progetto è condotto dal GAL Meridaunia. Sappiamo essere molto bravi nella realizzazione dei progetti europei, ministeriali e regionali. A Rieti saremo noi a controllare il progetto. Visto che è comunque il terzo anno che lo praticate in provincia dell'Aquila, ci sono dei risultati positivi? Noi abbiamo misurato i risultati di questo progetto con il supporto dell'ASL numero 1 Avezzano Sulmona all'Aquila. E loro ci hanno dato dei dati abbastanza sconcertanti, e cioè nel periodo di attivazione del servizio bus notturno sono stati riscontrati il 27% in meno di accessi al pronto soccorso il sabato sera relativi alla fascia di età 18-35, solo per quel periodo. Ispettore Pasquale Cassano della sezione minore della Questura di Foggia, come interviene la Questura in ambito di sicurezza stradale per fare informazione soprattutto per i giovani? L'ufficio minore non entra proprio nello specifico della sicurezza stradale, entra in un servizio molto più ampio che è quello della prevenzione all'interno della scuola e dei giovani. Facciamo incontri con i giovani e con i colleghi della stradale, diamo lezioni sulla stradale. L'ufficio minori è un ufficio centrale, quindi si trova all'interno della divisione anticrimine e si occupa di tutto ciò che è la prevenzione dei minori, sia nell'ambito del bullismo, sia nell'ambito delle scuole, anche nella prevenzione stradale. Ovviamente l'ufficio minori lavora in sinergia con l'ufficio collaterale della squadra mobile, perché quando non c'è più prevenzione subentra la repressione, quindi il collega d'amore si occupa quanto riguarda quando ci sono infrazioni gravi e penalmente rilevanti.
Aurelia Gagliano ha portato questa sera la sua testimonianza personale. Io non vorrei farla commuovere, ma quanto è importante la sicurezza stradale, visto che purtroppo lei ha vissuto un brutto incidente? La sicurezza stradale è importantissima come cautela preventiva sia per la vita propria ma anche e soprattutto per la vita altrui, e quindi, come ho detto poc'anzi, avere delle misure preventive in maniera tale da non trovarsi in un bruttissimo incidente che è l'imprevisto, l'inaspettato, non capita mai a me ma capita ad un altro, e poi invece ti rendi conto che la tua vita cambia improvvisamente. La sicurezza stradale pertanto è importante, perché ci sono poi tutta una serie di ripercussioni psicofisiche e, come dicevo, disturbo post-traumatico da stress, disturbo dell'attenzione e della concentrazione, attacchi di panico, ansia, paura di guidare nuovamente, paura di mettersi in macchina di altri e perdita della fiducia anche nei confronti proprio della strada. Allora, onde evitare di vivere brutti momenti, brutte sensazioni, tutte le cautele possibili che si possono prendere, io dico di prenderle. Gaetano De Masi è un dirigente scolastico. L'importanza proprio per quanto riguarda la scuola di fare formazione e soprattutto prevenzione per quanto riguarda la sicurezza stradale. È importante. Io sono dirigente in paesini piccoli, però questi ragazzi prima o poi in un istituto comprensivo cresceranno e andranno fuori nelle città, quindi devono essere già preparati, formati, e devono capire che cos'è la sicurezza stradale. È importante. Noi abbiamo solo il problema diciamo, il traffico iniziale quando inizia la scuola, quello lì delle 8 di mattina, dove i genitori, anche pur facendo 200 metri, accompagnano i ragazzi a scuola, ecco, con la macchina. Noi dobbiamo cercare di far convincere i ragazzi ai genitori, ecco, di educare i genitori attraverso i ragazzi per l'uso della macchina. Quando è necessario si usa, quando è una cosa per l'ambiente, per l'attività fisica e per tante altre cose che sono implicate anche dei costi, ecco. Quindi i ragazzi devono farsi portavoce verso i genitori dell'educazione stradale.